Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Con il decreto semplificazioni, il governo avrebbe sbloccato 130 cantieri, 47 i commissari, ma non si parla di modello Genova, non è il modello Genova. Quindi 130 sono le opere ritenute prioritarie. Le opere che il governo intende commissariare. Ieri ha circolato ufficiosamente, appunto manualmente a margine, l'elenco di queste opere. Il numero ha continuato a traballare per la giornata di ieri, si parlava di 30, poi 36, poi 50, seconda di come si compone la lista. Ad esempio, le opere che compaiono nella sintesi finale sono 47, ma per 4 di esse la ricostruzione del ponte sul fiume Magra e il nodo di Genova, le opere varie siciliane e sarde. Il commissario è già stato previsto. Alla fine si contano 11 opere stradali, 15 infrastrutture ferroviarie, tra le quali introdotte in chiusura di trattativa, 9 opere idriche, due delle quali entrate all'ultimo momento, e fin qui saremo già a quota 35. L'elenco porta anche 12 opere di edilizia statale, uffici di polizia, centri polifunzionali, caserme su segnalazione del Ministero dell'Interno. Però l'elenco è aperto, non è definitivo. Sentendo oggi i parlamentari, i politici di Italia Viva, che più di tutti sono battuti per allargare il ristretto numero di commissari previsto dalla ministra delle Infrastrutture, che è la Paola De Micheli. 130 opere definite prioritarie, questa sarebbe l'idea, del costo complessivo di 200 miliardi. Quindi si applichi, dicono, il decreto semplificazioni. Quindi le 47 opere dell'elenco ristretto saranno sottoposte alla disciplina contenuta nell'articolo 9, relativo ai commissari, che però non saranno modello Genova, ma avranno poteri più circoscritti. Sul punto influirebbe ancora e infurierebbe la battaglia tra chi vorrebbe escludere del tutto le gare e chi, come ANCE, Associazione dei Costruttori, le reclama, trovando, si dice, ascolto nella ministra Paola De Micheli. Alle restanti opere si applicherà l'articolo 2 del nuovo decreto, quello che affida tutti i poteri alle stazioni appaltanti, ma non è detto che qualcuna non passi in un secondo momento nell'elenco ristretto. Quindi 130 opere, di cui 47 ristrette che avranno un commissario, cioè un vigilantes, come dicono in spagnolo, una persona che controlli esattamente quello che succede. Quindi sono opere più delicate, magari con rischi maggiori, mentre le altre, se facciamo il conto, facciamo 130 meno 47, dovrebbero esserci circa altre 83 opere che si fa affidamento sui soliti fondi europei. Recovery Fund in testa, ma anche MES per quelle sanitarie, anche se nessuno lo dice per non sollevare polemiche. Ma attenzione, voi sapete che quando ricevete lo stipendio e mettete i soldi in banca, non è che su un numero di soldi c'è scritto stipendio di luglio e sulle altre c'è il timbro stipendio di giugno. Quando i soldi arrivano sono tutti assieme. Quindi se un giorno arriveranno i soldi del MES, saranno tutti assieme. E non si sarà a distinguere, quindi sarà tutto un calderone dove si prenderanno i soldi. Avete capito qual è il giochino del MES? Si prendono i soldi e poi ci si paga la cassa integrazione perché non c'hanno i soldi, una parte della cassa integrazione, poi li buttano nelle opere. Poi il problema sarà quando l'Europa verrà a dire: beh, senti, mi fai vedere dove hai speso questi soldi? Allora mi fai il rendiconto delle spese sanitarie inerenti a questa malattia? Dove sono finiti questi 36 miliardi? Ma adesso un attimo che non trovo più la. Ecco, poi ci sarà questo bel problema perché se qualcuno se le spende prima questi soldi e poi cade e arriva qualcun altro, si trova poi il problema di dire:
Dove sono i soldi? Dove sono i 36 miliardi? Ah, cantieri, opere, omissioni. Ecco, ci potrebbe esserci questo problema. Inoltre, le opere individuate sono in una fase di procedimento avanzato, quindi non siamo al primo disegno, datemi la matita e il righello, sono già avanzate queste opere, tale per cui esistono spesso anche progetti definitivi, bisogna solo prendere le ruspe e avanti, no? Che dovrebbe consentire con l'applicazione del decreto semplificazioni l'avanzamento più rapido verso la cantierizzazione. Ecco, io parlavo di ruspe, si dice in termine tecnico, non come parlo io, che parlo come mangio, nella cantierizzazione. Ecco. L'elenco di queste 130 opere sarà allegato al DEF, Documento di Economia e Finanza, e dovrà passare al vaglio del Parlamento, dove probabilmente ci saranno dei problemi. Beh, su questo, ecco. Ma queste opere andranno da nord a sud, da est a ovest, ce n'è praticamente in tutta Italia. Quindi, scorrendo la lista, opere stradali 5 miliardi, localizzate nel centro-sud, quelle ferroviarie molto corpose al nord, quelle idriche soprattutto in Sardegna, strade, la famigerata statale 106 Ionica, un lotto di 1,3 miliardi in Calabria, l'autostrada Roma Latina, che rileverà il traffico della Pontina verso le zone industriali, completamento dell'autostrada A12 tra Tarquinia e San Pietro in Palazzi, il tratto della Salaria che attraversa i comuni del Terremoto, la superstrada, la SS 675 Umbro-Laziale fra il porto di Civitavecchia e il nodo di Orte. Al sud troviamo lo svincolo superstrada 514 di Chiaramonte con la superstrada 115 in provincia di Ragusa. Nell'elenco sono comparsi in ultimo la Fano-Grosseto e la A24 A25. 10 miliardi dedicati alle opere ferroviarie, l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria, linea ferroviaria potenziata a V Fortezza Verona verso il Brennero e della Venezia Trieste, il raddoppio della Genova Ventimiglia, compreso il collegamento al nodo di Genova e al Terzo Valico, il raddoppio della Pescara Bari, la linea Roma-Pescara, la nuova linea Ferrandina-Matera, la Martella, la Palermo-Trapani via Milo, il potenziamento tecnologico e infrastrutturale della Taranto Potenza-Battipaglia e la realizzazione dell'asse AV/AC Palermo-Catania-Messina. Poi ci sono anche le linee Pontremolese, la Mantova-Cremona-Codogno e l'anello ferroviario di Roma. Le opere idriche sono dighe, 8 dighe, delle quali in Sardegna, 2 in Lombardia, una in Sicilia. E poi c'è anche la Darsena di Livorno e la diga foranea di Genova. C'è poi un'opera ciclopica, la diga del Mose di Venezia, già in fase di collaudo. Poi ci sono anche le opere segnalate dal Viminale, caserme, questure. Se ne contano 6 al sud, 4 al nord, 2 a Roma. E poi abbiamo il modello, parliamo del modello Genova. Ciascuna regione verrà inviato un elenco dettagliato delle opere prioritarie che le riguardano, ma i governatori sembrano già al corrente del merito e se Enrico Rossi della Toscana spera in una svolta epocale, il collega ligure Giovanni Toti, critica l'introduzione tra le opere della Gronda di Genova. Non serve un provvedimento di legge a farla partire, basta una firma del ministro De Micheli. E beh, firmiamo e facciamo questa cacchio di Gronda a Genova, che serve, per chi passa da Genova o per chi è di Genova sa perfettamente che la Gronda serve e come serve ai genovesi, serve chi passa da Genova. Intanto Salvini lamenta che non sia passato il modello Genova, ma per Raffaella Paita, che rivendica a Italia Viva l'aver predisposto 7 mesi fa un piano shock per le infrastrutture, largamente ripreso da Italia Veloce, ribatte: il nostro è un mix tra modello Genova e modello Expo. L'importante, vedremo se queste opere partiranno con questo decreto semplificazioni e soprattutto se il decreto semplificazioni durerà.
passerà al Senato. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata.